Panasonic GX80. Vediamola assieme. Ho avuto la fortuna di provare anche questa volta una nuova mirrorless di casa Panasonic, la Panasonic GX80. Una mirrorless che si contraddistingue per la sua ergonomia, per la sua leggerezza, per la sua fattura. Una mirrorless che comunque contiene in questo corpo piuttosto piccolo, maneggevole, pratico da portarsi dietro, una alta qualità a livello fotografico. Dunque è una macchina fotografica buona anche dal punto di vista dei video, incorpora al suo interno la modalità 4K per la registrazione dei, ovviamente, fotogrammi, e in particolar modo quello che voglio dire è che non è necessaria solo una modalità 4K per registrare dei buoni video, ma un insieme di elementi che rendono comunque la nostra macchina fotografica un ottimo strumento per immortalare determinati momenti. Purtroppo questa macchina fotografica non ha un attacco per collegare un microfono esterno, secondo me un grande, diciamo, handicap, una grande mancanza che non permette alla GX80 di arrivare a dei livelli magari di altre macchine fotografiche. Quindi una mirrorless che è buona dal punto di vista video, non ho niente da dire, ci ho registrato veramente dei buonissimi video, alcuni li ho caricati anche sul canale, per esempio il video che ho registrato a Rio Buti, gran parte l'ho fatto con questa macchina fotografica. Però quello che voglio dire è che secondo me c'è qualcosa di meglio in commercio, quindi questa Panasonic GX80 la considero soprattutto per un aspetto fotografico. Tornando comunque all'ergonomia, alla semplicità di uso e alla sua, appunto, leggerezza e portabilità, abbiamo un corpo mirrorless che sicuramente è solido, con una texture appunto molto simpatica, richiama un po' anche il vintage, quindi abbiamo un accostamento per certi versi un po' anche a quelli che sono i corpi della Fujifilm. Abbiamo che il peso di questa macchina fotografica è veramente veramente esiguo, cioè lo possiamo comunque sopportare benissimo anche andando a fare una camminata, la possiamo portare in tasca come gran parte delle macchine fotografiche appunto che montano un sensore micro 4 terzi. Come per tante macchine appunto della Panasonic, abbiamo la possibilità di montare una miriade di obiettivi, ovviamente tutti obiettivi di piccolissima fattura. Pensate che ora questo obiettivo che è dato in dotazione in questo momento è chiuso, è ritratto appunto su se stesso, quindi la macchina non funziona. Per farla funzionare dobbiamo appunto far uscire una porzione di obiettivo. Questo è un 12-32 che sostanzialmente equivale a un 24-70, quindi ancora da chiuso, vedete, è praticamente invisibile, è come un pancake, e quindi la possibilità di portarci con noi, come sempre dico nei video della Panasonic, degli obiettivi appunto molto piccoli, leggeri e pratici, consente di utilizzare questa macchina fotografica praticamente ovunque. Venendo comunque agli aspetti più fondamentali, un po' più tecnici, un po' più pratici anche, che appunto rilevano per questa macchina fotografica, devo dire che questo corpo macchina è tecnologicamente avanzato rispetto a dei modelli di pari fascia. Infatti ad oggi, non essendo più un modello nuovissimo, lo possiamo comprare spendendo veramente un giusto prezzo. È un modello che consente di ottenere una stabilizzazione addirittura su 5 assi. Infatti una cosa molto particolare è anche il sensore basculante all'interno, come possiamo sentire dall'audio. Infatti questo rumore, diciamo tra virgolette, è appunto il sensore che all'interno della macchina fotografica, essendo basculante, si muove e cerca di stabilizzare al meglio l'immagine. E devo dire che funziona veramente bene sia nella parte video ma anche nella parte fotografica, soprattutto nella parte fotografica. Come sempre Panasonic si presenta sul mercato con un corpo macchina che ha delle bellissime caratteristiche dal punto di vista della personalizzazione. Infatti anche su questo corpo macchina abbiamo la possibilità di settare un gran numero di tasti FN, cioè le funzioni, dare appunto una funzione per ogni tasto, anche se una nota di demerito riguardo ovviamente i tasti e quindi per tutto il comparto dell'ergonomia del corpo macchina deve essere appunto segnalata per quanto riguarda il tasto di registrazione video, che si trova nella parte superiore della macchina fotografica, un tasto che non è molto pratico da premere e talvolta ha un certo ritardo di risposta. Infatti mi è capitato spesso di registrare dei video dove premevo il tasto e il video magari partiva dopo qualche secondo. Nella parte retrostante della macchina fotografica troviamo il numero maggiore di pulsanti. Tutti questi pulsanti ci consentono di entrare nelle varie opzioni della macchina fotografica e soprattutto ci consentono di selezionare tutte le opzioni che vogliamo. Infatti sono dei tasti personalizzabili, come dicevo,
Sono dei tasti che ci consentono di avere delle varie opzioni, per esempio dalla raffica a passando alla modalità 4K e così via. Due modalità fantastiche che questa macchina fotografica ci propone sono sicuramente la modalità post focus e la modalità di foto in 4K. Cerchiamo di capire meglio che cosa sono. La modalità post focus è una modalità molto simpatica che non è presente su molte, direi sulla totalità delle macchine fotografiche in commercio, quindi è una delle poche che ha questa tipologia di funzione. È una modalità che ci permette di andare a selezionare il punto di messa a fuoco corretto in un momento successivo allo scatto. Mi è capitato di utilizzare questa funzione che attualmente, se non ricordo male, è utilizzabile soltanto in modalità JPEG. Ma di fatto quello che la nostra macchina fotografica va a fare è registrare all'interno della memoria una serie di video, sono dei piccoli video, che hanno sostanzialmente un punto di messa a fuoco differente. Dopo aver scattato le nostre fotografie possiamo andare a scegliere quello che effettivamente è il punto di messa a fuoco che noi desideriamo, quindi possiamo cambiare il tipo di soggetto che viene messo a fuoco. La modalità foto 4K invece permette di registrare sostanzialmente dei video in 4K a 30 fps e poi tirar fuori da questo video lo scatto migliore a una risoluzione piuttosto alta. Nel complesso quindi è una macchina fotografica direi ottima, soprattutto per degli utenti medi, ma perché no, anche di alto livello che magari si dedicano a tipologie di fotografia particolari. È vero, è un sistema diverso dal solito, come sempre Panasonic monta, ripeto, dei sensori micro 4 terzi, un sensore che però, devo essere sincero, da 16 megapixel veramente ottimo, infatti resiste ad alti ISO in maniera egregia. I primi difetti, diciamo, si iniziano a vedere circa a 3200 ISO o poco meno. Sicuramente il tutto, diciamo, è gestito da un ottimo processore che on camera all'interno della macchina, quindi fa un'ottima, tra virgolette, post-produzione del file fornendo dei JPEG ottimi, quindi una nota di merito anche alle modalità di sviluppo presenti all'interno della macchina fotografica. Sicuramente la gestione del RAW direttamente dall'utente, dal fotografo, permette di ottenere dei risultati completamente diversi, perché no, sotto certi aspetti anche migliori. Niente da dire per quanto riguarda la presenza di ghiere, soprattutto di due ghiere nella parte superiore della macchina fotografica, l'accessibilità anche alla compensazione nel caso in cui si lavori in modalità di priorità di diaframma piuttosto che priorità di tempi è veramente agevole, basta cliccare sulla ghiera che si trova nella parte posteriore della macchina fotografica e otteniamo appunto la possibilità di compensare la nostra esposizione. La macchina fotografica è dotata anche di un mirino elettronico, fantastico, funziona benissimo, non ha lag, quindi non va lento, non è per niente spreciso, quindi ottima cosa, buona cosa, reagisce molto bene. Ovviamente abbiamo nella parte retrostante anche uno schermo LCD touch con un touch che è attivabile e disattivabile, con la possibilità di selezionare punti di messa a fuoco. Una messa a fuoco veramente particolare, 49 punti di messa a fuoco, reagisce benissimo, risponde correttamente praticamente sempre ed è molto veloce nella messa a fuoco. Tornando dunque allo schermo, abbiamo, ripeto, uno schermo touch nella parte posteriore inclinabile. Ecco, qui, visto che la Panasonic c'era già, poteva fare anche uno schermo che appunto poteva essere aperto completamente o in maniera laterale o nella parte superiore. In realtà invece è stato fatto solo uno schermo inclinabile in questo modo, quindi un qualcosa di utile, sì, per l'amor di Dio, non ci sono problemi, non è né fragile né superfluo, però secondo me, dato che c'eravamo, potevamo fare qualcosa in più. Che ne dite Panasonic? Altra nota di merito va alla batteria, una batteria che dura veramente tantissimo, con la possibilità anche di ricaricarla tramite cavetto USB collegandolo direttamente anche a un power bank. Come sempre una nota di merito a Panasonic perché la connettività di questa macchina fotografica è ottima, abbiamo sempre la classica applicazione che abbiamo visto anche in altri video recensioni di macchine che fanno riferimento alla casa Panasonic, in particolar modo alla GH4. Quindi una connettività perfetta dal punto di vista della risposta, non ci sono latenze tra l'applicazione e la macchina fotografica, c'è una buona possibilità, e quindi grazie Panasonic, di trasferire le immagini direttamente dalla macchina sul telefono o appunto sfruttando altri mezzi di, tra virgolette, comunicazione e connettività della macchina fotografica. Dunque, se il video vi è piaciuto, potete trovarmi sui social network e sulla pagina Facebook Emanuele Brilli Photoshop and Photography e sul sito www.photoshoptutorial.it. Ciao!